Abbiamo già detto nella lezione precedente che due erano i punti su cui soffermarci relativamente allo sviluppo iniziale di questo secolo del Settecento. Uno era quello riconducibile alla crescita, una nuova crescita demografica in Europa. E l'altro, insomma, era quello legato all'alimentazione, al cibo, a una maggiore possibilità di accedere alla nutrizione da parte di gran parte della popolazione europea. Adesso però, insomma, vorrei soffermarmi sull'evidenziare quali furono le cause dell'aumento demografico. E come cambiò l'incidenza di epidemie, guerre e carestie? Con l'aumento della popolazione abbiamo avuto un calo della mortalità, un calo delle persone decedute, morte, che caratterizzò i primi 20 anni del Settecento in modo particolare. E può essere ricollegato a quello che dicevamo all'inizio, cioè al generale miglioramento dell'alimentazione e delle condizioni, ecco, questo lo dobbiamo aggiungere, miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e dunque soprattutto una minore virulenza, forza delle malattie epidemiche. E all'attenuazione delle carestie, una diminuzione dunque di determinate malattie, ma anche alla possibilità di frenare le carestie dovute alla mancanza di cibo. Un altro punto importante però fu quello, senza dubbio, molto importante della diminuzione dei conflitti in Europa. In passato eravamo abituati a parlare e a discutere dei tradizionali flagelli, malattie come la peste, oppure la fame, oppure la guerra, che incisero in modo particolare nel Settecento. In modo significativo rispetto ai secoli precedenti. La peste fece le sue ultime apparizioni nell'Europa settentrionale non oltre la metà di questo secolo, e questo fu dovuto soprattutto all'immunizzazione degli organismi e anche all'efficacia delle misure sanitarie che si presero e che furono predisposte contro la diffusione delle epidemie. Va detto però che non fu lo stesso per altre malattie a carattere epidemico, a cominciare dal tifo e dal vaiolo, contro cui la medicina, la scienza del tempo, era per il momento del tutto impotente. Le carestie furono meno drammatiche grazie alle maggiori capacità dei governi di intervenire nelle aree colpite, ma anche grazie al fatto che le guerre combattute dopo il 1720 ebbero un carattere più locale, più localizzato e provocarono minori danni alle colture e anche meno vittime tra la popolazione. Un altro fattore che favorì il generale aumento della popolazione in Europa in questa epoca fu l'aumento delle nascite, l'aumento della natalità, legato alla diminuzione dell'età in cui le persone si sposavano.